Buonasera, benvenuti a questa edizione di Ancora TG. Giorgio Ferrara, presidente e direttore della Fondazione Festival dei Due Mondi, è risultato il vincitore dell'edizione 2008 del premio Mario Campus, promossa dal Centro Culturale Umbro Il Casale dell'artista Manuel Campus in collaborazione con la Fondazione Nuove Proposte di Martina Franca. Il premio viene attribuito ogni anno per ricordare la figura del giornalista Mario Campus, che operò sia in Umbria che in Puglia, dove si svolge analoga manifestazione in occasione del Festival della Valle d'Itria. Il premio è stato assegnato ieri presso il Centro Culturale di Manuel Campus a Bazzano Inferiore di Spoleto al neo direttore artistico del Festival dei Due Mondi, quale augurio per il nuovo compito che sta affrontando nella realizzazione complessa e delicata del programma della manifestazione nota ormai in tutto il mondo. Vediamo il servizio. Avete visto, abbiamo cominciato, questo primo weekend è stato straordinario. I giornali nazionali e non sono pieni di Spoleto, del festival e delle nostre manifestazioni. Questo non è il festival di Giorgio Ferrara, questo è il festival di Spoleto. E sono più di 100 gli studenti della Scuola Superiore Alberghiera di Otwock in Polonia che in questi giorni sono a Spoleto per effettuare degli stage formativi presso le strutture turistiche spoletine. I giovani polacchi stanno lavorando presso alberghi e ristoranti della città del festival per conoscere il sistema dell'accoglienza e della ristorazione locale. Gli stage sono finanziati dal programma comunitario Leonardo da Vinci e sono stati fortemente voluti dall'assessorato alla formazione del comune di Spoleto. Partner del progetto è la cooperativa Azzurra. Il sistema turistico locale Valli e Monti dell'Umbria Antica, presieduto da Carlo Calandri, fa un bilancio dei progetti portati avanti negli ultimi anni dall'ente. L'STL, che si occupa della promozione turistica del territorio, compreso tra Foligno, Spoleto e Valnerina, infatti ha ottenuto ottimi risultati grazie alla realizzazione di prodotti turistici che riguardano le aree dell'enogastronomia, dello sport e dell'ambiente, fino alle attività congressuali. Vale a dire, sottolinea Calandri, gli aspetti più importanti e peculiari del territorio da valorizzare e promuovere. Per quanto riguarda le attuali attività e le prospettive future, Calandri ha ricordato che l'STL rimarrà attivo come capofila nel progetto Itinerari della Dorsale Appenninica, un laboratorio di turismo per tutti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che finora ha portato tra l'altro alla realizzazione dell'importante e innovativa guida sui sentieri della Dorsale Appenninica, presentata con grande successo alla stampa di settore il mese scorso in alcune importanti città italiane come Roma, Torino, Milano, ma anche all'estero. E concludiamo con Bevagna, con il mercato delle gaite, la tradizionale rievocazione medievale, che quest'anno ha riscosso un successo oltre le aspettative. A vincere il palio per questa edizione è stata la gaita San Pietro, che ha vinto le gare dei mestieri e gastronomica. Soddisfatto per la riuscita di questa edizione della manifestazione, il presidente dell'ente gaite, Folco Barattini. Siamo consapevoli però, dichiara Barattini, che la manifestazione, che ormai ha raggiunto i massimi livelli possibili, debba ancora crescere. Vogliamo migliorare, spiega il presidente, l'intero pacchetto che compone la manifestazione, lavorando per innalzare i livelli di qualità, cercando di abbassare notevolmente le fatiche dei volontari che purtroppo sostengono sforzi fisici che non è più possibile sostenere. Con questa notizia si conclude anche l'edizione odierna di Ancora TG. Io vi do appuntamento domani sera. Grazie per averci seguito. Thank you.